Ecco, proprio contro i regimi totalitaristi c'è chi si impegna da sempre. Il caso del Giardino dei Giusti, nato per non dimenticare gli orrori della Shoah, oggi con un nuovo progetto. Dopo il giardino nasce a Milano anche la Foresta degli Uomini Giusti, un progetto in rete presentato alla Fondazione del Corriere della Sera per muoversi sui sentieri della memoria che sono nati in Europa dopo la Shoah. Un sito che raccoglie le storie di uomini e donne da non dimenticare. I giovani, gli insegnanti, educatori si potranno collegare al sito WIFOR e potranno entrare in Giardini dei Giusti con una metodologia da 3D. WIFOR è attivo da ieri. Cliccando questo indirizzo si accede a un mondo virtuale o si naviga tra i giardini reali nati per ricordare i giusti a Milano, Sarajevo, Yerevan. Con questo lavoro noi vogliamo dare un aiuto per creare un'identità europea attraverso figure positive. Così i giovani possono, come dire, imparare un valore fondamentale che è il segreto dei giusti. Un individuo può fare sempre una piccola cosa per cambiare gli eventi.